Cari colleghi, buongiorno. Sono Eleonora Pariante, rappresentante, una delle rappresentanti della lista numero 3, di cui capofila Ermanno Ribaudo, che adesso vi andrà a illustrare quali sono, diciamo, i nostri punti di battaglia. Cari amici e colleghi, bentrovati. Ci troviamo in questo contesto in virtù della difesa, tutela e sviluppo dei nostri diritti derivanti dal nostro lavoro che viene utilizzato e riconosciuto in tutto il mondo. Molte sono le carenze riscontrabili nel sistema del suo complesso, sia strutturali che legislative, e sarà nostra cura metterla all'attenzione dei soci per cercare di risolvere al meglio, soprattutto senza ingerenze esterne, vedi principalmente la politica e i sindacati. È fondamentale che il nuovo IMAIE sia solo nelle nostre mani e che le decisioni siano il frutto della tutela dei nostri diritti, nella loro pienezza, eliminando le disparità e le eventuali distorsioni di uno sfruttamento incontrollato. Basilare è il funzionamento della struttura con tecnologie innovative attraverso il nostro codice etico e innovativi regolamenti amministrativi, al fine di dare la maggiore trasparenza possibile e da tutti capita. Dopo la lettura dei programmi delle liste, ritengo sia venuto il momento di comunicare come attuare il nostro programma, con il vostro aiuto, visto l'onere e l'onore che ci avete dato. La lista numero 3, che mi vede capolista, esprime il programma che mette in evidenza la problematica di tutti noi artisti attori, con obiettivi ben definiti e raggiungibili, ma solo ed esclusivamente se sono uniti e determinati a raggiungere gli scopi preposti. Balza evidente alla lettura degli altri programmi un primo distacco ed una prima grande differenza dal nostro programma. Il nuovo IMAIE, ovviamente nei settori di competenza, a mio avviso è mancata nelle decisioni riguardando, per esempio, la validità dei diritti dovuti alle parti secondarie. Evidentemente si dovrà avere un miglior controllo nella stessa commissione, che pur avendo lavorato alle volte distrattamente, ha mancato nelle decisioni che non hanno permesso ad alcuni soci di avere i diritti dovuti, questo sia nel settore video che in quello del doppiaggio. Un altro neo da sottolineare è la decisione di assegnare i bandi dei cortometraggi con grande leggerezza. Secondo me non si può e non si deve assegnare un bando solo per un'estrazione a sorte. Tutto ciò sarà mia personalissima cura, controllando scrupolosamente che il tutto non avvenga mai più. Non vi è dubbio che il lavoro svolto da coloro i quali siano ad oggi hanno portato avanti il nuovo IMAIE sia stato proficuo ed abbia consentito di risollevare dalle ceneri in cui era piombata l'istituzione IMAIE, che ancora ad oggi non ha estinto tutti i diritti di liquidazione. Dalla lettura dei vari programmi si verifica che gli unici elementi di novità del domani sono contenuti nella nostra lista. Una delle tante battaglie che faremo, e bisognerà appunto da sostenere nelle sedi competenti, è il rinnovo all'autonomia EMPALS. Apro una parentesi e la chiudo. Questo è un chiaro furto dell'INPS per accaparrarsi tutte le nostre pensioni e i proventi. A questi due punti, diciamo che ci ha penalizzato tantissimo come categoria, questa unione. A questi due punti fondamentali se ne aggiungono altrettanti: il rinnovo del tesserino nuovo IMAIE, che deve contenere foto dell'iscritto a validità certa per ingressi scontati del 50% a tutto ciò che comporta spettacoli d'arte in tutta la sua completezza. E poi il rinnovo del contratto di lavoro per il doppiaggio, ormai fermo da anni. È noto che l'ANAD, pur con grandi sforzi, non è più riuscita ad ottenerlo. Ciò ha provocato l'uscita di tanti attori dalla stessa associazione. L'altro punto importante è l'attestazione della professionalità certificata che l'Europa ci richiede e per la quale a suo tempo il Consorzio Lavoratori Spettacolo ne brevettò l'attestazione medesima con oltre 400 firme e un video supportato con interviste autorevoli che ne attesta l'evento al Teatro Manzoni nell'anno 2015. L'ultimo termino punto riguarda l'indifferibile contratto con tutte le piattaforme del settore riguardante i minimi garantiti alle figure di primo e secondo ordine del cinema, della fiction, del teatro e della pubblicità. Proprio in quest'ultimo settore, e non solo, si continua a vedere gente del popolo che prende il posto dei professionisti, eliminando qualità ad un mestiere che continua a non essere tutelato. Detto ciò, auspico e auspichiamo tutti insieme, per tutti noi, un migliore apprezzamento e prestigio per il nostro lavoro, al fine di far sentire la nostra autorevolezza con la nostra appartenenza al nuovo IMAIE.
visto che la nostra politica non ci ha mai considerato e continua a non farlo. Siamo più di 14.000 teste pensanti e quindi siamo un valore aggiunto alla categoria, all'arte e alla cultura nazionale. Qual è la lista da votare? 3. Ciao, buon voto a tutti. Ciao.